promossa dall'Agenzia Promozione Spettacoli con il patrocinio dell'assessorato all'associazionismo sociale, si è svolto anche quest'anno il Gala della Solidarietà, giunto alla 20ª edizione. Nella sala consiliare del Comune di Pescara si è tenuta la cerimonia di premiazione presentata dal giornalista Paolo Minnucci di alcune delle principali associazioni che del volontariato hanno fatto la propria missione di vita, come è sottolineato anche dal sindaco di Pescara Carlo Masci. Sottolineare quello che fanno i volontari è sempre poco, perché veramente questo mondo, soprattutto nel periodo pandemico, si è mosso attraverso il sostegno dei volontari, che sono stati sempre presenti. Io l'ho toccato con mano a Pescara, nel centro vaccinale, nel centro tamponi, per la consegna delle medicine, per la consegna dei pacchi per le persone disagiate, per le famiglie in difficoltà. Dove c'erano situazioni di emergenza c'erano sempre i volontari, e quindi è importante sottolinearlo in questi momenti di incontro, ma non soltanto in questi momenti di incontro, sempre bisogna farlo, perché quando noi ci muoviamo e vediamo un volontario dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo inchinarci di fronte a lui, perché se non avessimo tutti i volontari, tutte le associazioni di volontariato, non riusciremmo mai ad assolvere i tanti compiti che svolgiamo proprio per aiutare le persone che sono più in difficoltà. Andrea Sciarretta del progetto Noemi Onlus. Noi come associazione, il progetto Noemi, nonostante le restrizioni, non si è mai fermato. Abbiamo continuato ad aiutare e far sì che le famiglie non siano lasciate sole, soprattutto in un momento di fragilità estrema, sia per chi è abile, ma figuriamoci per chi ha una disabilità a carico. Quindi oggi per noi è un grande riconoscimento, perché tutto ciò che stiamo facendo porta al beneficio della comunità. Ci sono famiglie che vivono di mascherine e gel igienizzanti ormai da anni, decenni, di lockdown perenni, ma non hanno perso la serenità e il bisogno di essere al centro del mondo. E vi chiedo di poter comunque continuare a sostenere il progetto Noemi, perché tutti quanti insieme possiamo fare la differenza. Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine Determinate. Continuiamo a batterci per i diritti umani, a combattere ogni discriminazione. Entriamo nelle scuole con dei progetti specifici ai ragazzi. Siamo entrati nelle classi e abbiamo già contattato più di 5.000 alunni, quindi 5.000 alunni che sono diventati sentinelle della civiltà. Chiaramente c'è ancora tantissimo da fare, ma tutti i giorni saremo qui a ricordare tutto ciò che è necessario continuare ad occuparsi.